Torniamo al saggio di Birindelli sulla ricerca della bellezza nella scienza. Siamo arrivati a Newton, che verso la fine del Seicento scopre i principi generali e astratti alla base delle forze che muovono i pianeti intorno al Sole. Newton capisce che è impossibile per la mente umana conoscere i dettagli particolari di questo moto dei pianeti, perché dipende da circostanze che sono troppo numerose e particolari perché si riesca a tenerne conto. Per esempio, il Sole non rimane perfettamente immobile al centro del sistema solare, quindi la forza centripeta cambia direzione leggermente. I pianeti non si muovono lungo orbite perfettamente ellittiche, ma cambiano continuamente traiettoria in modo molto leggero. E poi l'orbita di ogni pianeta dipende anche dal movimento combinato degli altri. E così via, tutta una serie di fattori e di effetti che non si riesce a considerarli simultaneamente, perché il loro calcolo esatto eccede la forza di qualunque mente umana. E allora ecco qui un altro parallelismo con la situazione attuale, il sistema economico socialista, in cui le decisioni sono prese a livello centrale sulla base della conoscenza di cui dispongono i burocrati, questo sistema economico socialista contrapposto al libero mercato, in cui le decisioni sono prese a livello periferico dai legittimi titolari dei diritti di proprietà. Nel libero mercato queste decisioni sono prese sulla base di una conoscenza individuale e dispersa, dipendente anche da tempo e luogo, che non è disponibile ad alcuna mente direttrice. Quindi siamo nella situazione che dice Newton, non è possibile considerare tutti gli effetti, perché il calcolo eccede la forza di qualunque mente umana. Prima di Newton, non c'era alcuna legge generale, ci si concentrava soltanto sul dettaglio particolare. Invece, grazie alla conoscenza esatta della legge generale, si deve rinunciare a concentrarsi sul particolare. Mentre invece oggi, tornando all'attualità, dal momento che noi, o meglio i pianificatori centrali, le autorità politiche e economiche e monetarie non conoscono la legge generale, allora si concentrano sul particolare. Quindi vediamo l'attuale perenne valanga di leggi con i quali lo Stato vuole controllare ogni dettaglio della vita delle persone e delle imprese. Questo è espressione dell'assenza di una legge generale. Dunque, in conclusione, fu il rifiuto della bruttezza e la ricerca della bellezza che condusse alla rivoluzione copernicana, come pure la ricerca dell'esattezza nel generale e non nel particolare. Ora che abbiamo visto la rivoluzione copernicana, vediamo invece l'altra rivoluzione che è già stata compiuta, ma non ancora tradotta in realtà, la rivoluzione scientifica libertaria, che ha tratti impressionantemente simili a quelli della rivoluzione copernicana. Infatti anche nella rivoluzione scientifica libertaria c'è un cambiamento di paradigma, anzi, cambiamento di due paradigmi, il paradigma filosofico e quello economico. Il paradigma filosofico è collegato all'idea astratta di legge, il paradigma economico al concetto di valore. Cominciamo dal paradigma filosofico, dove i pensatori libertari hanno scoperto che non è la legge a orbitare attorno all'autorità, ma è l'autorità a orbitare attorno alla legge, come dice Hayek. Dobbiamo invertire la plausibile e ampiamente diffusa idea che è la legge a derivare dall'autorità e invece dobbiamo capire che è l'autorità a derivare dalla legge, nel senso che l'autorità richiede obbedienza perché e soltanto fino a quando applica una legge che è indipendente da essa. Così come la rivoluzione copernicana, in particolare le leggi di Keplero, cioè il cambiamento di paradigma, hanno comportato la sparizione immediata di tutti gli epicicli e gli equanti. Allo stesso modo, la rivoluzione scientifica libertaria comporta la sparizione immediata di ogni regola che sia una legge fiat, cioè di tutti quei provvedimenti particolari arbitrariamente decisi dall'autorità, che non hanno più ragione di esistere, in quanto la legge fiat, positivismo giuridico, viene sostituito dalla legge con la L maiuscola, cioè la regola generale di comportamento individuale che deve valere per tutti, per primo lo Stato, e che esiste indipendentemente dalla volontà di chiunque, quindi non è una decisione arbitraria dell'autorità, ma esiste al di là dell'autorità. E questo principio, questa regola generale, è il principio di non aggressione. Quindi il cambiamento di paradigma è il passaggio dalla legge fiat, che è lo strumento di potere politico arbitrario, alla legge con la L maiuscola, il limite non arbitrario al potere coercitivo di chiunque. Questo cambio di paradigma, come nel caso della rivoluzione copernicana, comporta l'immediata eliminazione delle migliaia di leggi e regolamenti di un sistema giuspositivo e la loro sostituzione con l'unico principio di non aggressione. L'altro cambio di paradigma, invece, è in campo economico. Alla fine dell'Ottocento, Menger scoprì che il valore
non sta nelle cose, per esempio, non sta nella quantità di ore lavoro impiegate per produrre le cose, ma sta nelle persone, cioè sta nell'importanza che ciascuna persona, in base alle proprie preferenze, priorità, capacità, conoscenze, dà a quei beni o servizi. Il valore di una cosa o di un servizio è misurato da quanto una persona, in quel luogo, in quel momento, è disposta a cedere della sua proprietà per avere in cambio il bene o il servizio desiderato. Se Tizio impiega 10 anni di duro lavoro per fare una scultura che nessuno è disposto ad acquistare, il valore economico di quella scultura è zero. E anche se viene acquistata dallo Stato con il denaro proveniente dall'imposizione fiscale, cioè mediante l'estorsione, il valore economico della scultura continua ad essere zero. Anche se l'acquisto della scultura da parte dello Stato viene giustificato come investimento pubblico, nell'interesse generale, arbitrariamente definito, da parte di chi detiene il potere politico. Al contrario, dove avviene uno scambio volontario, ciascuna parte cede qualcosa che ha meno valore di quella che ottiene in cambio, altrimenti lo scambio non avverrebbe. Quindi entrambe le parti ci guadagnano e nello scambio viene creato valore economico. Inoltre il processo concorrenziale di mercato fa in modo che il prezzo pagato sia molto inferiore al valore che l'acquirente sarebbe disposto a pagare per quel bene o per quel servizio. Dunque, il valore economico sta nelle persone e non nelle cose, quindi è un concetto soggettivo e la creazione di valore economico dipende dall'uso della conoscenza, che è un tipo di conoscenza che non sta in alcuna mente direttrice, né in nessun computer, perché è una conoscenza dispersa fra gli agenti economici. Dipende dalle loro preferenze e priorità individuali, dipende anche dal tempo ed è questa la legge generale del valore economico. Come nel caso della citazione di Newton che abbiamo visto prima, la conoscenza esatta della legge generale del valore economico comporta la rinuncia al controllo del dettaglio particolare della vita economica. Al contrario, se non conosciamo la legge generale del valore economico perché non la vogliamo riconoscere, anche se in realtà è stata scoperta, allora continuiamo con la pianificazione centralizzata, che però porta necessariamente a una devastazione di quella conoscenza periferica che consente lo scambio volontario, quindi consente la crescita del valore economico e consente anche il calcolo economico. Mises infatti dimostrò che un sistema economico socialista alla lunga non può funzionare perché non utilizzando la conoscenza dispersa capillarmente fra le persone, e cioè fra tutti gli attori economici, è impossibile che si formino i prezzi. E senza i prezzi non si può eseguire il calcolo economico e non si può pianificare niente. Non è un'economia, è come andare a tentoni nel buio. Oggi la pianificazione socialista vera e propria la vediamo nei sistemi monetari. Infatti la quantità di denaro fiat e il livello del tasso di interesse vengono decisi arbitrariamente da un piccolo gruppo di burocrati. Ma anche l'interventismo, cioè l'intervento dello Stato in economia, rappresenta una forma di socialismo, anche se più soffice. Un socialismo fatto di spesa pubblica, tassazione, dazi, sussidi, regolamentazioni.